C'è ormai un presidio che si contrappone ad un altro presidio in Viale Ferrarina a Vicenza, dove nei giorni scorsi è salita la tensione per la protesta contro il Dalmolin. Oggi la rotatoria di Viale Ferrarina è libera dopo gli scontri di questa mattina. Fanno ormai parte del presidio anche loro, le decine di agenti militari e vigili che, sempre più nutriti, controllano le vie circostanti l'intera area dal Dalmolin, da via Sant'Antonino a Rettorgole e da Viale Ferrarina a Viale Dal Verme. L'obiettivo è quello di far rispettare il divieto di ingombrare la sede stradale e di far consentire il transito dei camion all'interno del cantiere della base. Praticamente un quartiere militarizzato, dove alle prime ore di questa mattina, nel corso di una protesta improvvisata e non autorizzata, c'è pure scappato un ferito, una donna spinta a terra di un automobilista esasperato dai continui blocchi alla circolazione, di fatto in grado di essere paralizzata anche con una manciata di persone. Un presidio al contrario, insomma, percepito in modo diverso anche dagli abitanti della zona, che, come ormai abbiamo imparato, equamente si dividono tra pro e contro la Ederle 2. Anch'io manifesto, scusa, è un disastro che ci stanno facendo, è una violenza enorme, non è giusto. Prima di tutto una base che partirà la guerra, io sono credente e per me non è ladro solo chi ruba, ma anche chi tiene il sacco o chi sa e tace. Sono ladri tutti, qui è un disastro. Ma ci sono polizia, carabinieri, dappertutto. Come state vivendo questa cosa? Beh, non bene, cioè, senz'altro, non bene. Perché si rischia magari di prendere qualche bella botta, insomma, anche se si fa le manifestazioni pacifiche. Lei abita in zona, signora? Proprio qua in Viale Ferrarina. Come sta vivendo questa settimana? Io mi sento nervosa, più che altro per loro, non per gli americani, perché io sinceramente non trovo che... È soltanto, secondo la mia opinione, un ricongiungimento, verrà costruito un villaggio. Insomma, c'è anche una parte della città che non vede male questa base. Una parte, siamo i tre quarti della città, sinceramente, soltanto che è silenziosa ed ha paura. Ha paura di parlare, signora. Tutto qua. Perché avete paura? Paura di ritorsioni, perché, ad esempio, io ho una madre che ha la figlia che va a scuola con mio figlio, è terrorizzata, che non dice neanche che lavora dentro in caserma per paura di ritorsioni. Io sinceramente